amici romanisti di Calcio Pazzo, Mihajlovic era pronto a fare la guerra. L'ho letto ieri sera in un articolo, quindi le voci sul suo possibile arrivo alla Roma erano fondate, come da sua stessa ammissione, e per buona pace dei laziali che mi avevano scritto: ma te pare che Mihajlovic, bandiera della Lazio, veniva dalla Roma? Ha detto proprio, virgolettato, sarebbe stata una grandissima esperienza, però l'ambiente non era pronto, e in effetti questo lo si poteva capire. Quando parla d'ambiente, che parla? Vabbè, giustamente una parte della tifoseria lo vedeva come il fumo all'occhio, per cui sicuramente una parte era l'ambiente dei tifosi, che però, come sappiamo, è abbastanza plasmabile, nel senso che poi alla lunga, con i risultati, con il gruppo, tutte quelle armi, insomma, che Mihajlovic ha a sua disposizione, molto probabilmente poi nel tempo, se le cose andavano bene, avrebbe portato un'ottima fetta di quella parte che adesso contestava verso di lui. E questa è la prima cosa. L'altra parte, secondo me, l'altro ambiente che non era pronto per fare la guerra è proprio in dirigenza. Come sappiamo, la dirigenza della Roma è spaccata, ha varie filosofie al suo interno. Quella che poi, diciamo, vince sempre su tutte è la filosofia dei Baldini, che non a caso ha scelto anche in questa stagione il nuovo tecnico. E per cui quello, diciamo, quando uno arriva in una società che già non è amalgamata di per sé, dove deve fare un lavoro di ricostruzione dell'ambiente, di ricostruzione del gruppo, e non c'hai tutti a tuo favore, giustamente è meglio scappare. E per cui questo. Ultima annotazione, concludiamo con Jordan Veretout, che dalla Francia viene accostato alla Roma. Io non credo, fondamentalmente credo che il Napoli stia lavorando a questa operazione già da un po', e la vedo come un'operazione eventualmente per screditare già l'operato dei Petraghi. Gli si direbbe: vedi, già hai fallito il primo obiettivo. In realtà, secondo me, anche se fosse adesso diventato un obiettivo, il Napoli già c'è da un po' sopra questo ragazzo, e quindi credo che poi alla fine finirà al Napoli. Un saluto e sempre Calcio Pazzo.